quando meno te l'aspetti, tutto cambia e non eri pronto. È un secolo che non mi vedete, lo so. Non voglio più promettervi di fare più video e di tenervi più aggiornati. Negli ultimi 6 mesi sono successe un sacco di cose che non ero assolutamente pronto ad affrontare e a gestire, che non ci aspettavamo. Insomma, negozio nuovo, studio nuovo, vita nuova, tutto è cambiato, tutto è stato stravolto. Abbiamo fatto un passo di fede e grazie a Dio, insomma, è andato tutto bene fino adesso. Stanno ancora succedendo cose nuove, siamo in un negozio nuovo, in uno studio nuovo, questo ormai lo sapete, ma negli ultimi 6 mesi la risposta è stata incredibile, fuori da ogni possibile immaginazione. E questo ci ha messo un po' in difficoltà, non eravamo pronti, ma dal mese prossimo vedrete cambiare i nostri social, i miei social cambieranno proprio aspetto, contenuti. Quindi c'è un progetto nuovo che sta per partire, circa ancora un mesetto, bisogna aspettare, ma vedrete il feed di Instagram cambiare, vedrete la pagina Facebook piano piano cambiare, vi terrò molto più aggiornato sulla mia vita, sulle storie di Instagram tra pochissimo e non so bene come cosa succederà a questa cosa qua, a YouTube, che rimane il mio social preferito, ma anche quello che richiede più tempo per la cura, per la realizzazione di contenuti. E in questo momento vi mentirei se vi dicessi che sono in grado di essere costante su questo canale. Non lo sono mai stato, ma adesso meno che mai, perché davvero c'è tanta carne al fuoco, tante cose che bollono in pentola, per cui non so bene come gestire YouTube, che rimane qua nel mio cuoricino. Vi voglio bene, ragazzi, ci tengo a voi, ma è complicato complicato fare tutto, ma ci proveremo, piano piano troveremo anche un modo di, insomma, includere questo canale nello storytelling della mia vita, del mio brand. Ho cambiato logo, il sito è stato aggiornato, date un'occhiata a paolodetrane.com. Per chi non lo sta facendo, seguitemi su Instagram Paolo Detrane, su Facebook, la pagina Facebook Paolo Detrane Fotografo. Lì piano piano, vi ripeto, succederanno delle cose e delle novità. C'è tutto un nuovo settore a cui vogliamo iniziare a rivolgerci e per noi sarà un'avventura completamente, totalmente nuova e non vediamo l'ora di iniziare a farlo. Sarà anche quella una cosa molto stimolante col quale confrontarsi. Essere qui e vedere questo posto nascere, crescere, svilupparsi, cambiare, già dopo 6 mesi, già cambiato e ricambiato più volte, è sorprendente. Non ci aspettavamo veramente che succedesse tutto quello che è successo negli ultimi 6 mesi, tanti servizi fotografici in più, ed è la direzione che noi volevamo prendere e che finalmente, insomma, siamo riusciti a realizzare, ma anche molto negozio in più, quindi tanto retail, e anche questo non era, insomma, previsto. Ci siamo spostati in un centro commerciale Coop qui nella provincia di Livorno, nella nostra ridente località, non è che tanto, di Rosignano Solvay, provincia di Livorno. Ma devo dire che questo passo ha dimostrato che quando si fa un passo coraggioso succedono delle cose di conseguenza che spesso ti sorprendono. Abbiamo scelto di spostarci qua perché c'è molto più movimento rispetto a dove eravamo prima. Forse dove eravamo prima era uno studio puro, vero e proprio. Questo è molto di più, con molte spese in più. È molto più impegnativo sostenere, diciamo, tenere aperto questo negozio barra studio. Però ne vale la pena, perché qua vediamo veramente i risultati, vediamo le cose cambiare, vediamo le cose succedere, le persone interagire, chiedere, poter dare loro quello che cercano. Insomma, è davvero, davvero divertente, entusiasmante. Cosa succederà adesso? Se c'è una cosa che ho capito negli ultimi anni è proprio questo, che se non continui a stimolare, a voler crescere, a volerti migliorare, a provare nuove cose, a uscire dalla tua zona di comfort, prima o poi, nonostante, non importa quanta passione hai per quello che fai, ti annoierai, ti troverai a fare sempre le stesse cose, quelle che ti riescono bene, ma che dopo un po' inizieranno lentamente a stancarti, ad annoiarti quasi.
E invece, insomma, io voglio continuare a crescere per darvi qualcosa di diverso, di dare qualcosa ai clienti, ovviamente, di nuovo e di diverso, ma anche a voi, a tutti quelli che vogliono imparare qualcosa a cui posso insegnare quel poco che so. Se smettessi di crescere io e di migliorarmi, di confrontarmi con cose nuove, io non saprei più neanche cosa condividere con voi. Niente, era solo un brevissimo aggiornamento questo video, vi ho fatto vedere anche un po' di studio, un pochino. Prima o poi vi farò anche un tour dello studio, vi farò fare un giro del negozio e dello studio. Non so quando, ma succederà. Succederà. Poi c'è questa nuova moda dei droni pilotati in FPV che è entrata a far parte un po' delle cose che offriamo, col quale sto sperimentando molto. Ancora non ho condiviso un granché perché non ho materiale bello all'altezza di essere mostrato, ma non è vero, non è mai all'altezza per me di essere mostrato, ma insomma. Condividerò, cercherò di condividere anche quello con voi. Comunque, niente, era solo per dirvi che sono vivo, che ciao, sono vivo, sono qua, anche se non mi vedete molto. Se volete appunto vedere un po' di cose che succedono in tempo reale, seguite gli altri canali social, che sono sicuramente più aggiornati, di questo. Ok? Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale se volete farlo, ma so che in questo momento non so quanto senso abbia, ma insomma, se volete sapere come si evolverà tutto questo, in cosa cambierà ancora, iscrivetevi al canale e in modo che non vi perdete nessun video, nessuno dei prossimi video. Ci saranno comunque delle chicche che voglio condividere con voi, che arriveranno presto. Ok? Ciao belli!